Direttore Bramezza, Zaia è venuto qui a Porto Gruaro per gli importanti miglioramenti della struttura ospedaliera. Abbiamo voluto il Presidente con noi per inaugurare due importanti opere qui all'ospedale di Porto Gruaro. Uno è l'avvio dei lavori, che saranno conclusi entro fine anno, della Recovery Room, che è una terapia intensiva adiacente alla sala operatoria, dove i pazienti vengono portati subito dopo l'intervento, e quindi questo aumenta la sicurezza per il paziente stesso operato, ma anche la velocità degli interventi stessi. Poi abbiamo inaugurato la Day Week Surgery, che è il nuovo reparto da 16 posti letto per gli interventi a bassa intensità, e questo permette di aumentare di 2000 interventi all'anno qui a Porto Gruaro la capacità produttiva delle nostre sale operatorie. Importante l'ammodernamento dell'ospedale di Porto Gruaro. Abbiamo investito nelle infrastrutture, nelle tecnologie. Adesso stiamo pensando, già col dottor Bramezza, di pensare anche alla una ulteriore fase, che è quella di un master plan, per dare anche più spazio agli edifici, quindi a tutto quello che è la fase delle degenze e degli ambulatori e dei laboratori. Qual è il costo di queste operazioni? Allora, il primo intervento, la Recovery Room, è la donazione della Zegnago Holding, del dottor Marzotto e della sua famiglia, per un costo per circa 1 milione di euro. Sono 7 posti di terapia intensiva. La Day Week Surgery è costata 1 milione di euro con soldi dell'azienda che abbiamo ricavato dalla vendita del vecchio ospedale di Porto Gruaro. La famiglia Marzotto è molto vicina al territorio con questa donazione. Abbiamo raccolto l'insegnamento di nostro nonno quando ha creato questa struttura in questo territorio ormai oltre 85 anni fa, e riteniamo che se una struttura vive il territorio lo deve vivere in tutti i sensi, quindi non solo a livello industriale, ma ci deve essere anche un discorso sociale dietro, e questo è indispensabile. Credo che la nostra società in questi 85 anni abbia creato anche una ricchezza sul territorio. Abbiamo più di 2500 dipendenti, quindi questo chiaramente sul territorio crea un indotto. Fondamentale anche il contributo di Sengim. Abbiamo subito cercato di capire cosa Sengim potesse fare per aiutare questo territorio, e la richiesta che ci ha fatto il direttore Carlo Bramezza è stata la risposta alla nostra domanda. Con questa situazione fin dall'inizio siamo stati costretti a cambiare completamente il nostro modo di lavorare. Molti dei nostri collaboratori, siamo 200, hanno iniziato a lavorare in modalità da casa con uno smart working, e altri invece hanno dovuto sospendere le loro attività per le restrizioni che c'erano sugli spostamenti. Quando è nata l'idea di questa donazione? Appena è successo questo problema grave del Covid-19, abbiamo immediatamente pensato cosa si poteva fare, esserci, e quindi grazie al sindaco di Porto Gruaro e grazie ai medici qui dell'ospedale ci siamo incontrati, abbiamo visto che c'era questa possibilità, che era un progetto che loro avevano da tanto tempo in atto, e abbiamo detto ok, abbiamo deciso credo in 3 giorni. Ma diciamo che la cosa fantastica della donazione è che questa donazione è stata fatta in parte dall'azienda e in parte dai dipendenti, che hanno donato delle loro giornate di ferie per fare questo progetto. Questo è un motivo d'orgoglio per me come imprenditore, ed è un motivo anche per andare avanti in questa situazione particolarmente difficile. L'ospedale si ingrandisce e si rinnova continuamente. Sì, è l'ospedale che ci ha permesso, assieme alla riorganizzazione di San Donai di Jesolo, di aumentare tantissimo gli interventi chirurgici, di abbattere le fughe verso il Friuli, e quindi di mettere a posto il bilancio dell'ente, di fare tanti interventi e acquistare tanta tecnologia, tra cui il robot Da Vinci, che da qualche mese lavora in questo ospedale. In regione si continuerà ad effettuare tamponi in grande numero. Sì, nel nostro piano di sanità pubblica prevediamo 35.000 tamponi al giorno, ovviamente dando l'autonomia a tutte le realtà, in particolar modo rafforzando le 14 microbiologie del Veneto, che poi ad ombrello faranno in modo che tutto il territorio abbia gli stessi servizi e soprattutto la possibilità di accedere velocemente ai tamponi. Sì, il piano di sanità regionale ha voluto che ogni ULS, anche quelle non hub, quindi anche la nostra, acquistasse un macchinario per la refertazione dei tamponi. L'abbiamo acquistato, è già in funzione e siamo in grado di processare 500 tamponi al giorno. Siamo stati anche i primi però che hanno usato i tamponi rapidi, che li abbiamo usati soprattutto nelle spiagge, nei punti di primo intervento, per evitare che i turisti che venivano al punto di primo intervento dovessero aspettare troppe ore prima di tornare in spiaggia.
e stanno andando molto bene. Adesso li abbiamo allargati anche al resto di, e quindi in futuro faremo sempre più tamponi veloci, tamponi rapidi, e tra un po' arriverà anche il tampone a saliva, quindi insomma nel giro di qualche secondo si saprà se una persona è positiva o meno. Terremo però i tamponi, quelli classici, per poi verificare tutte le positività. Oggi bisogna prestare ancora parecchia attenzione per i vacanzieri dell'estero. Diciamo che noi abbiamo quattro fronti aperti, che sono la Spagna, la Grecia, Malta e la Croazia, sui quali facciamo tamponi sia rapidi che molecolari a tappeto rispetto agli ingressi, quindi un appello ai cittadini eventualmente di fruire anche dei punti di accesso rapido che abbiamo aperto in tutte le UZ del Veneto. Dall'altro, ovviamente, oggi sappiamo che almeno il 60% delle positività provengono dai vacanzieri o provengono, fra virgolette, dall'estero. Bisogna dire ai cittadini di stare attenti, perché quando si va all'estero bisogna far baldoria e dimenticare che a casa c'è il virus. Comunque io non credo che si debbano porre limiti con corridoi e altre storie del genere rispetto a tutto questo. È pur vero che oggi il tema della diagnostica, del testing, lo si fa a livello europeo, perché comunque ci sono dei paesi che sono dei paesi oggettivamente a rischio.